Per il prefermento mi serviranno 40 g di pasta madre, 180 g di acqua e 180 g di farina. Eccolo qua, lo preparo la sera e lo tengo fino alla mattina. Questo è il risultato. Sempre la mattina del giorno dopo metto in autolisi la farina, quindi ho messo 400 g di farina e 200 di acqua. La lascio in autolisi 45 minuti. Eccola qua, la copro con un canovaccio e la lascio così. Verso il prefermento dentro la farina, dentro l'impasto, e poi andrò a farlo girare nella planetaria, aggiungendo per ultimo il sale. Tutti i passaggi di questa ricetta li ho fatti insieme agli amici del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Sotto la guida di Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice del gruppo, e ci ha seguito passo per passo. Faccio girare all'incirca per 10 minuti. Aggiungo anche il sale, la ricetta prevede anche il malto, ma io non l'ho messo, non ce l'avevo, quindi non l'ho messo. Da pronto, l'impasto lo lascio dentro la ciotola della planetaria e vado a fare 3 giri di pieghe, tra un giro e l'altro un riposo di 20 minuti. Copro la ciotola con un canovaccio e proseguo. L'impasto piano piano prenderà corpo. All'inizio è un po' appiccicoso, vedete? Però poi, man mano che faccio le pieghe. Eccolo qua. Ancora un giro di pieghe. Lo copro con la pellicola e lo lascio fino al raddoppio, ci vorranno 3-4 ore. Dopodiché lo ribalto sul mio tappetino o comunque su un piano di lavoro, infarino un pochino. Ok, eccolo qua, è molto morbido. Lo allargo un pochino, così, e faccio delle pieghe a tre. Lo ripiego ancora. Ok. E lo pirlo così. Dopodiché gli darò la forma. Io voglio fare un filone, ma se volete una pagnotta lo lasciate rotondo.
lo arrotolo per dare la forma del filone, così. Ho preparato già il mio cestino infarinato con la semola e ce lo metto, ce lo adagio dentro. È già molto bello. Ora lo lascio lievitare 2 o 3 ore, comunque deve raddoppiare. A dopo. Sono passate all'incirca 3 ore e io direi che è pronto da infornare. Controllate sempre a occhio la lievitazione. Forno a 240, abbasso poi dopo una ventina di minuti a 220, poi a 200 e per ultimo a spiffero. Ed eccolo pronto. Naturalmente fate i tagli prima di infornare, ho dimenticato di dirvelo. Facciamolo raffreddare su una gratella prima di tagliarlo, anche se io mi lascio sempre prendere dalla curiosità. E comunque mi sembra che è riuscito molto bene, vedete, molto bucoso al punto giusto. Bene amici, vi ringrazio della visione e ringrazio Rosa che ci ha suggerito gentilmente questa ricetta. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.